di Atri. Stiamo che adesso sono venuto a prendere un po' di olio per uso personale e magari anche professionale, e ci racconta la situazione dell'olio quest'anno, attuanno. Sì. È un'annata particolare, negativa, in quanto la clima, l'ambiente, la siccità, il fatto della mosca olearia che ha esagerato nell'attacco durante il mese di agosto ha fatto sì che le olive quest'anno andassero tutte a terra e che il quantitativo fosse talmente scarso da non darci la possibilità, né quantitativa tantomeno qualitativa, di avere un olio particolarmente buono. Abbiamo degli oli che sono genuini, per carità, della nostra terra, che stanno qui sotto, diciamo, per intendersi. Io ho un uliveto qui sotto di 1100 alberi. Che sono quelli che vediamo? Sì, che sono quelli che vediamo, sì. Però se dico che in 1100 alberi quest'anno ho raccolto 60 quintali, faccio ridere anche i polli. Però questa è la situazione. La natura quest'anno, questo ci ha riservato. Io praticamente posseggo su questo impianto dal 36, lavoro con due sistemi, con il sistema continuo che è quello che vedete qua davanti, che è una macchina, è un rapanelli che lavora con il sistema continuo, defoglia, lava, trita, gramola, falle forte, decanta praticamente, fa tutta l'attività alla fine per arrivare ad una estrazione di un olio che dipende solo ed esclusivamente dalla qualità delle olive. Se le olive sono buone, gli oli sono buonissimi, ma non soltanto nel mio frantoio, in tutti i frantoi. Purtroppo quest'anno gli oli non sono particolarmente buoni perché la natura ci ha condannati in questo senso. Pertanto in qualsiasi olificio si dovesse andare, gli oli non hanno la caratteristica giusta. Però io l'altro giorno ho visto un video di un olificio che sta su verso Isola del Gran Sasso, in alta quota, che praticamente dice che là, grazie proprio alla temperatura, al freddo, che non... la mosca olearia non è particolarmente aggressiva. Ti hanno detto una cosa giusta perché è la verità. Benissimo. La mosca olearia ha aggredito in modo particolare la media collina e il mare. La media collina e il mare. Diciamo che l'alta collina, tipo quello di Isola e via di seguito, si è salvata. Ho quest'altro impianto che è un impianto tradizionale che quest'anno quasi non ho usato perché già le caratteristiche dell'olio erano negative, con questo avrei aumentato la negatività del prodotto. Benissimo. Ho degli oli della zona che io qui praticamente sto cercando di commercializzare bene ai soliti clienti. Qua che tipo di oliva si trova in questa zona? Intanto vediamo il tavolo apparecchiato per il pranzo degli operai e vostro. Che va preparato la signora qua? Sono curioso. Da Padova a prendere il Quindi avete preparato un po' di pollo con le patate. Benissimo. Vabbè. Gli oli che ho sono questi. Questo è un olio che io adesso ti posso fornire, va bene? Sì, benissimo. La cui qualità praticamente è abbastanza accettabile. È accettabile, nel senso che è un extravergine, purtroppo però non ha l'amarognolo e il piccante dell'olio di oliva veramente. Ha dei difetti dettati naturalmente dal clima. Questo è quello che praticamente quest'anno noi abbiamo. Non abbiamo altre qualità se non questo olio qui. Piace o non piace, che devo dire? Quest'anno la natura ci riserva questo. E ci dobbiamo accontentare di quello. Quindi questo da che olive è tratto? Queste sono estratte da olive gentile, sono olive dell'Eccino, ci sta la nostrana, ci sta un po' di tutto, ci sta in questa qualità. Va benissimo. Non ho un monovarietale, perché i monovarietali quest'anno sono tutti praticamente rovinati, e allora pensare di trovare un monovarietale quest'anno è difficile, perché la pianta ne ha fatto 3 kg, come si fa a farlo? E allora ci dobbiamo contentare di questo. Questo è l'olio che praticamente in questo momento... Possiamo dire il prezzo che lo vendete al pubblico? Noi lo vendiamo 10 euro al litro. Benissimo, ok, a posto. Allora, questo è quello. Io, signor Pavone, la ringrazio per questa breve chiacchierata che ci ha concesso. Questo è Elios il Terribile, il nostro cagnolino che ci tocca portare appresso.
Questo è un regalo forzato di nostra figlia. Ah, bellissimo. Si è fatto il vulcano, capito? 18 anni dopo ce l'ha mullata il genitore, dopo tutta una serie di bestie bellissimo, avute. Va bene. Ok, allora io da Atri, insieme al signor Pavone, il nome? Pasquale, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live, vediamo un po'. Qualche altro orificio, ma penso che la suonata. Questa è bene o male la stessa. Tranne qualche eccezione, come abbiamo detto, in alta quota, qualcosa di diverso ci sta. Come abbiamo visto nel video di ieri, che ho condiviso ieri, di Virtù Contridiane. E d'altra parte questa è la natura, okay. E così ci dobbiamo contentare. Benissimo. Ok, signori, no page, come si dice, la busca con amore, vi salutiamo, arrivederci alla prossima. Bye bye. Ciao.